Angela della Libreria Tasso, che ci hanno accolto anche questa sera con tanto entusiasmo per la presentazione del nostro autore Giuseppe Petrarca, già noto a Sorrento, che ha presentato in altre, anche in altre location, nonché in questa libreria, gli altri suoi romanzi, Inchiostro Rosso e Corpi Senza... Corpi Senza Storia. La Voltoio, sì. Corpi Senza Storia. La lunga notte di Christian Berger per la... i 100 autori, la casa editrice 100 autori, il libro che Peppe presenterà questa sera con l'aiuto di tanti professionisti, di tanti amici, con le domande che voi vorrete gentilmente porre, magari se avete qualche desiderio. E do la parola, dopo un primo applauso che faremo a Giuseppe Petrarca, dopo potremmo avere anche l'ausilio del liceo Salverini della classe 4 LB con la professoressa Emanuela Raiola. E applauso, grazie. La presenza dei ragazzi ci fa piacere, ci entusiasma, perché comunque avvicinare i ragazzi alla letteratura in questo percorso è molto importante. Do il benvenuto alla dottoressa Anna Sallustro, dottoressa in psicologia e counseling. E la invito a rivolgere sotto il suo aspetto professionale le domande che l'hanno insomma attratta di questo romanzo. Ok, buonasera a tutti. Diciamo che come prima cosa ti faccio i complimenti perché è un libro che si legge velocemente. In effetti non lo lasceresti, lo lasci perché hai altro da fare, ma poi lo riprendi appena possibile. C'ha tantissimi spunti, a mio parere, psicologici proprio, per cui mi ha tirato a cuore il signore là, dice di sì. Dunque, Giuseppe, come prima cosa ti voglio chiedere, tu parli di una solitudine, no? Che da questo Christian, da questo giovane uomo, parlaci un po' di questa solitudine, in poche parole, di che cosa significa per te e per il protagonista. Allora, grazie Anna, soprattutto lasciatemi un attimo ringraziare tutti, perché davvero sono emozionato a vedere tante persone, tanti amici questa sera che... Come dico sempre, poi i libri sono importanti, ma il nostro affetto, la nostra vicinanza vale molto di più un libro stesso. Quindi io ringrazio voi ancora prima, perché poi alla fine si scappa e non ci sono più, e le persone tutti che hanno organizzato questa serata, veramente grazie di cuore. Christian Berger sono io, siete un po' voi, appartiene un po' a tutti noi in questo momento. C'è una solitudine di fondo, dove siamo davvero soli rispetto a milioni di persone che ci passano accanto, c'è una superficialità. Non ci sono dei rapporti, dei legami veri e sinceri. Questo personaggio sale di notte a scrutare la vita degli altri e lo fa non perché è un guardone, non è morboso il suo volere guardare gli altri, ma lo fa per centrare la vita delle persone nella quotidianità, quando non c'è più la maschera del giorno, quando sono davvero autentici, perché in casa molte volte, nelle nostre famiglie, purtroppo molte volte famiglie anche inferno, per quanto possiamo sentire nelle cronache di questi giorni, siamo più veri, siamo reali. Lui entra con questo suo cannocchiale, con questo binocolo e vuole trovare nella vita degli altri un tassello per ricomporre una propria esistenza che è un'esistenza devastata, un'esistenza... Lui ha questo senso fondamentale di capire siamo marionette, viaggiamo come marionette o siamo persone? Se siamo persone, finché lo siamo. E lui si pone questo interrogativo, entra nelle case e da quel momento lui cerca come un avvoltoio di captare, di prendere schegge di vita per ricomporre la propria esistenza. Lo fa in maniera anche drammatica, come quella drammatica la notte che poi arriverà. Ok, come dicevamo, il bisogno di entrare nella vita degli altri per sentirsi vivo? Per sentirsi vivo, perché lui fa una cosa particolare. Quando lui entra nelle case degli altri all'inizio del... lo fa in qualche modo cercando di entrare oltre la superficie, cioè lui buca quelli che sono i palazzi di cemento dove noi viviamo. Lui entra nelle nostre vite e lo fa in maniera anche prepotente, perché guarda la vita degli altri per sentirsi vivo, ma soprattutto per vedere se gli altri sono vivi, se gli altri sono veri, se c'è una verità di fondo, una verità assoluta, non una verità parziale. Lo fa per capire se l'esistenza ha un senso. Questi palazzi, perché lui buca la superficialità, perché noi siamo fatti di, purtroppo, di rapporti molte volte che si fermano alla parte superficiale, alla facciata esteriore, purtroppo non riusciamo a vivere molte volte il rapporto, e quindi entra in questo e fa un po' quello che ti dicevo prima, no? Il discorso della marionetta. E mi viene l'ispirazione venuta da Thomas Ligotti. Thomas Ligotti è un commediografo americano che scrisse un libro orrorifico
che era la cospirazione della razza umana, chiedendosi appunto se l'uomo è persona o è una marionetta comandata da qualcun altro. E in questo senso lui riprendeva quello che diceva Zaffer, grande filosofo svizzero, che diceva una cosa purtroppo ferale ma vera. Lui diceva che l'evoluzione che in tutti i millenni ha interessato tutte le specie viventi, ha creato un intoppo fondamentale, e lo ha fatto nell'uomo, che è la coscienza. Questo intoppo per lui, per Zaffer, è un errore dell'evoluzione, cioè l'evoluzione stava andando bene, nell'uomo questa evoluzione si ferma, dando all'uomo la coscienza. È quel momento che arriva la coscienza nel corpo, nella mente, nell'animo dell'uomo, è dirompente, perché l'uomo da quel momento che deve dare una spiegazione a quella sua vita, alla sua esistenza, alla morte, al senso della vita. E quindi questa coscienza è in qualche modo è il dirompente, la rivoluzione, secondo Zaffe, che entra nell'uomo e quell'uomo rimane e che ci tormenta tutti i giorni. Ecco che Cristian è tormentato da questo. Ok, dunque a un certo punto di questa lunga notte che lui vivrà, lui si fa delle domande. Una di queste domande è: cosa definisce una persona? È quello che dicevo prima, cioè lui è la differenza tra persona, lui ha bisogno di scoprire se è davvero una persona, e lo fa in questa lunga notte anche cercando. Questo è il primo romanzo che io scrivo, lo dicevo prima, in prima persona. Di solito i romanzi precedenti, quelli del commissario Lombardo, La città puntellata, dove parlo del terremoto del 1980 a Napoli, c'è sempre questo parlare in terza persona, i personaggi si muovono e l'autore spiega le cose, lo svolgimento. Questa volta c'è questa davvero questa voglia di parlare in prima persona, cioè Christian, questo personaggio che, ripeto, un po' mi appartiene, vi appartiene, parla in prima persona perché ha proprio bisogno di risposte. È quasi un libro, come dire, d'urgenza in questo momento, avere delle risposte che ci diano senso a questa nostra esistenza. Quindi lui lo fa e entra poi in un alveo di grande difficoltà, perché questa notte sarà una notte drammatica e lui là dovrà fare i conti con se stesso, con gli altri, con la fede, con la giustizia che è ingiusta, e con tutta una serie di fattori che verranno in quella notte. Ci lasciamo per adesso con un'ultima domanda che lui si fa. E io allora chi sono realmente? Christian è quello che facciamo tutti i giorni noi stessi, no? Cioè noi davvero chi siamo? Come dicevamo prima per Pirandello, no? C'è questo discorso di maschere, di uno, nessuno, 100.000, cioè questo come ci vedono gli altri, come realmente siamo noi stessi. Quindi per Christian è questo il nocciolo della questione, e forse questo itinerario che Christian fa attraverso questa lunga notte ci accompagna dentro questa notte, perché poi alla notte in qualche modo c'è sempre in questo palpitare di questa notte che sembra non finire, no? Da di eduardiana memoria, questa notte che non vuole mai finire, che incombe, che toglie l'aria, che toglie il respiro, che non ci dà la forza del futuro, ci annienta certe volte, non abbiamo speranze, non abbiamo valori, non abbiamo obiettivi, ci manca la speranza, ne abbiamo bisogno come quando respiriamo, quando beviamo. La speranza è necessità di vita. Lui ha di speranza, ha bisogno di vivere, e lo fa perché alla fine il romanzo comunque c'è questo, diciamo, finale straordinario di redenzione. Grazie, un applauso. Grazie Anna, grazie Giuseppe. Dopo continuiamo con alcune domande. Adesso vogliamo dare spazio ai ragazzi della quarta LB. Andiamo con un applauso con la professoressa Emanuele. Buonasera a tutti, siamo il liceo Salvemini. E non per la prima volta abbiamo letto ed amato l'autore, perché già con La città puntellata ci siamo emozionati. Ovviamente la nostra finalità è quella di avvicinare i nostri ragazzi alla lettura, e questa finalità ci arriva particolarmente facile con i libri, con i romanzi di Giuseppe. Hanno preparato un video che potrebbe essere appunto un trailer che poi manderemo, se vorrai, in pubblicità sui social, e ovviamente ci scuserete ma non è stato possibile avere un proiettore, quindi un'idea, insomma, ecco, per chi riesce a vedere il computer. Un'ultima cosa, perché sì, poi lo vogliamo alzare un po', no? Prego, magari metterlo su qualcosa di più alto.
noi abbiamo paragonato le difficoltà esistenziali di Christian con la figura dell'Inetto di Italo Svevo, che studiamo e che stiamo, scusa le spalle, perché proprio nei romanzi di Italo Svevo, che è oggetto di studio, c'è questa figura dell'Inetto, di colui che è incapace a vivere e che ha una progressione nei tre romanzi di Una vita, Senilità e poi La coscienza di Zeno, ovviamente, una progressione verso la speranza, cioè l'ultimo, che è Zeno Cosini, senza dei due precedenti, non né si uccide né sarà un fallito, ma proprio attraverso la sua inettitudine, la sua incapacità di vivere, alla fine riuscirà un vincente. E quindi su questo noi, è vero, ci siamo trovati, una grande speranza da dare ai giovani, naturalmente. Grazie. Christian Berger è un romanzo che narra la difficile vita di Christian, compromessa sin dall'infanzia con dei disturbi mentali. In adolescenza si avvia, sviluppando quasi un senso di odio nei loro confronti. Il protagonista trascorre una vita infelice che non accetta e di notte, munito di un binocolo, si arrampica sui tetti dei palazzi per spiare le famiglie e illudersi di vivere le loro felici vite. Una notte però assiste ad un omicidio e decide di denunciare in anonimato quanto accaduto alla polizia. Eppure egli risulta sospetto. Il microfono è stato davanti. Per i poliziotti è Christian il responsabile dell'omicidio. In attesa di notizie, Christian viene rinchiuso in una cella, dove ha modo di confrontarsi con un avvocato. Inizia a dubitare di tutti, a partire dal suo avvocato, che non sembra particolarmente disposto ad aiutarlo, al giovane prete del carcere che lo consola con le preghiere, della sua ragazza Giulia, con cui il rapporto è complicato, e addirittura della sua convergente Claudia, innamorata di lui. Per giunta attorno allo stesso Verdelli che vuole condurre strani esperimenti su di lui, mentre il suo pensiero è esclusivamente concentrato sul capire chi possa averlo incastrato in una situazione simile. Infine, dubita soprattutto di se stesso. Nemmeno la sua memoria riesce a capire se è davvero colpevole. Possiede vari elementi che riguardano alcuni classici conosciuti e amati. Lo scritto a Cervelli, che conversa con il protagonista, allude all'esperienza di reminiscenza vissuta da Zeno nell'opera di Italo Svevo, La coscienza di Zeno, mentre vari aspetti dell'arresto improvviso, senza alcune spiegazioni, è simile a ciò che è accaduto a Joseph, il protagonista dell'opera di Franz Kafka, Il processo. Giada, ringraziamo perché in breve tempo, con un poco di avviso, avete comunque dato un bellissimo contributo e avete letto il romanzo che, insomma, per quanto non sia lunghissimo, però è stato, che avete fatto compatibilmente con tutto il vostro lavoro scolastico che svolgete quotidianamente. Grazie alla professoressa che vi ha appassionato. Grazie, è davvero un'emozione che i ragazzi facciano questo, abbiano fatto questo lavoro, per me veramente è una grande emozione. Peccato si vedeva poco, insomma, poi lo gireremo sui social, sì, quindi, su Facebook, ma veramente bello. Bello davvero, è stato bello. Grazie alla prof. Grazie, c'è anche una ragazza che è venuta da Napoli, da Capri, no? Da Capri, quindi dormirà qui. Grazie. Una è quando a un certo punto Christian dice che ha un desiderio: tornare in chiesa per incontrare quel bambino perduto. Siccome io sul bambino perduto ci batto sempre, perché noi ce lo dimentichiamo di avere un bambino dentro e ce lo portiamo da che nasciamo fin quando moriamo, soltanto che a volte ci vogliamo sentire adulti, ma non ci sentiamo mai veramente adulti, perché dobbiamo fare i conti sempre con il nostro bambino interiore. Da là viene tutto. Comunque, continui tu. No, grazie. Il bambino interiore è perché Cristo in noi. Purtroppo, certe volte ci rammarichiamo quando non riusciamo ad amare le persone quando veramente devono essere amate, per come devono essere amate,
e c'è sempre il rammarico, c'è sempre il ricordo, che poi diventa anche delusione, che diventa sconfitta di non averlo fatto nel tempo giusto. E quindi anche per Christian, nei confronti dei genitori, in questo caso della sua vita, di questa infanzia, e di una mamma che perde, che purtroppo muore, lui ha bisogno davvero anche in questo senso di recuperare quel rapporto. E forse, come sempre, non è mai troppo tardi, però per noi tutti, no, c'è sempre questo punto di domanda: se riusciamo ad amare e a volere bene chi ci sta vicino, le persone davvero che conosciamo, e di farlo davvero con il cuore, di farlo davvero con non tutto noi stessi, senza poi pentirci di non averlo fatto quando poi è troppo tardi, quando non c'è più speranza per poterlo fare. Ok, e anche a questo mi riaggancio a questo per dire proprio l'amore per la... A un certo punto dice che lui ha odiato questa madre, ha avuto un'avversione verso questa madre. E questo mi rifaccio ai ragazzi di oggi, i ragazzi che stanno qui, ma anche a noi quando siamo stati ragazzi, no? Che si è provato quest'odio, si può dire, per il genitore, per la mamma, ma è un odio che serve, è un'avversione che serve per potersi staccare e andare via, per poi ritornare. E per poi ritornare e poi trovare un altro Christian, un'altra persona e un altro rapporto. E è bello questa immagine che ho voluto poi cesellare di Christian che rimane con la mamma cadavere, ormai che non c'è più, e il dialogo straordinario che riesce a fare questo figlio con la mamma in quel momento. Lascia il mondo fuori dalla porta e lì forse probabilmente riesce davvero a tornare a essere un uomo, quello che non era prima, quello che cercava dagli altri solo, e lo faceva in maniera così folle, no? Con queste schegge. In quel momento invece lui comincia ad avere una pienezza di sé, e questo purtroppo capita sempre quando c'è un dolore grande. Sì. Per chiudere volevo chiederti questo famoso seme di speranza di cui tu parli, ne abbiamo già parlato, ma se lo voglio ribadire, che cos'è per te il seme di speranza? Seme di speranza perché questo libro, dicevamo, oltre a questa notte nera c'è una luce. Una luce che buca completamente questo buco nero, no? Entra e pervade tutto, e in qualche modo poi ci illumina e ci fa risorgere. Il rapporto che lui ha, difficile con tutti, poi alla fine diventa un rapporto meraviglioso, innanzitutto perché la medicina, la psichiatria, che di solito demonizza sempre la malattia, ma non guarda l'uomo, in questo caso invece diventa salvifica, perché c'è un medico, uno psichiatra che salverà dagli incubi quest'uomo, scenderà nella mente di quest'uomo e troverà la verità assoluta, e quindi lo fa attraverso un medico, quindi il rapporto con la medicina diventa in questo senso resurrezione salvifica. Poi il rapporto con una nuova donna, con un nuovo amore che ci può aiutare, ci può tirar fuori dalle sabbie mobili, il rapporto anche con la fede stessa, se vuoi, e il rapporto con le istituzioni, non sempre chi ci giudica è un potere ingiusto, qualche volta c'è anche un potere che funziona e che lui in qualche modo sperimenta, quindi attraverso l'aiuto di tutta una serie, ecco, il fatto non ci aiutiamo, non ci salviamo da soli, il problema è sempre questo, abbiamo bisogno degli altri. Salvarci da soli è un'utopia, abbiamo sempre necessario bisogno di essere, vivere insieme agli altri, di avere con gli altri la possibilità di salvezza, non c'è salvezza assoluta per ognuno di noi, e in questo senso questa salvezza lui la trova in tutti questi veramente aiuti che arrivano, questi supporti, e quindi ecco la speranza, che anche in una lunga notte ci può essere una grande speranza. È come dire che è sceso agli inferi ed è risalito. Assolutamente, certamente. Quindi riesce il suo io frantumato a ricomporsi? Lui capisce che questo fatto che noi certe volte ci danniamo, ecco, a trovare una spiegazione alla vita, al senso della morte, al senso della solitudine, al senso dell'esistenza, non deve essere però questo una follia che ci porta poi a vivere male, a stare male nei confronti degli altri. Lui capisce che poi c'è una vita vera che va vissuta, che non possiamo estranearci. E quindi queste grandi domande esistenziali alle quali non riusciamo, questi grandi punti interrogativi, non riusciamo a dare una risposta vera, e dobbiamo invece cercare in qualche modo di rimediare con la vita di tutti i giorni, portandola avanti in maniera vera, quello che lui non faceva perché era artefatto. Ecco, lui si sentiva marionetta, comandato e in qualche modo combattuto da un mondo che legava i fili di tutta la nostra stessa vita. La persona è qualcosa di diverso. Grazie, messaggio forte. Facciamo avvicinare che voleva leggere un brano.
Non credevo ai miracoli, non mi aspettavo di niente. Chi è morto e chi resta è morto a metà. Ero rimasto accanto a mia madre come un cagnolino bastonato, in silenzio, in quelle ore di attesa tra un bollettino medico e una nuova crisi respiratoria. I rantoli si erano fatti sempre più strozzati, il respiro assente anche per lunghissimi secondi. Era morta mille volte e mille volte era tornata in vita. In un nuovo respiro riemergeva l'apnea elettrica del petto collassato. Non la amavo per compassione e nemmeno per pietà. Ho imparato, in quella sofferenza, che solo dal dolore nasce l'amore. In quei giorni ero finalmente un uomo diverso, libero dalla maledizione dell'insensibilità. In quelle stanze di sofferenza avevo incontrato volti stanchi, affaticati dalla malattia. Avevo visto in faccia la disperazione, il lezzo di urina, il lamento della sua vicina di letto. La fronte di mia madre imperlata di sudore, le lenzuola arrotolate fino alla bocca per occultare i continui rigurgiti. Mamma era al limite della sopportazione, avrebbe preferito farla finita. Esortava i medici a non curarla più, a evitare qualsiasi accanimento terapeutico. Quando il male ti invade ogni muscolo centimetro del corpo, non hai più paura di niente, non hai nemmeno più vergogna. La dignità va a farsi benedire. E così anche la malattia, che per molti è come un'onta da nascondere per evitare l'ipocrita commiserazione altrui. Per mia madre era una compagna da presentare agli altri senza nessun timore. Proprio in quella clinica, la mia pelle si era distaccata dal corpo, lasciando coperta l'anima di morire. Quando decise di andarsene per sempre, ho chiuso gli occhi e ho lasciato che accadesse. Mio fratello Carl forse non ha mai digerito questa scelta. Siamo stati insieme un giorno intero prima dell'intervento ufficiale di stato civile per registrare il decesso e prima che il parroco, padre Brooke, organizzasse il rito funebre. Siamo rimasti soli. Avevo stretto vedere la sua mano marmorea. Il gelo di quell'assenza penetrava le ossa, iniettando il tepore del mio sangue vivo mentre tentavo di chiederle scusa. Non riuscivo a piangere. Ogni minuscolo del muscolo del mio corpo era contratto in modo innaturale. Prima di lasciarla partire, le avevo accarezzato i capelli e una piccola ciocca mi era rimasta attorcigliata tra le dita. La parte toccante della morte della madre. Ricordiamo che il libro si può acquistare da Stefano e Angela e dopo, se vorrete, potrete avere la firma autografa di Giuseppe Petrarca. Chiamo l'avvocato amico Raffaele Ferraro che ci illuminerà sugli aspetti giuridici che vengono tra... Finalmente abbiamo Francesco Petrarca. È un lapsus fatto apposta. La nostra città, perché ho avuto il piacere di presentargli questo romanzo ad Aversa. E ovviamente mi è piaciuto tantissimo perché è un romanzo serio, un romanzo che fa sul serio e ci inchioda di fronte a tante cose. Noi a volte pensiamo di essere super uomini, di avere il dominio della nostra intelligenza, dei nostri nervi, del nostro cuore, dei nostri... poi a volte capita di fare qualche errore, capita anche di perdere la memoria e di dire, ma io l'anno scorso, il 20 settembre, cosa stavo facendo, non ricordo. Eppure il 20 settembre è capitato qualcosa vicino a casa mia, mi hanno visto, è successo qualcosina. E come si fa a ricostruire gli accadimenti? Come si fa a trovare un alibi? E allora leggendo questo romanzo mi ci sono rivisto, perché pure a me a volte capita di tra i tanti impegni e cose che qualcosa possa sfuggire. E come si fa a costruire la propria innocenza, a dire... io non sono stato io, chi ti aiuta se poi alla fine capita di vivere pure una fase di solitudine dove uno ha chiuso i rapporti con i familiari, con i propri parenti, vive un pochino tra virgolette da orso, chi ti può aiutare? E allora ecco che il grande scrittore amico ci ha dato uno spunto per dire la vita è bella, quantomeno te l'aspetti, sta qualcuno che ama saltare il pranzo, bere il cappuccino, sfogliare un giornale abbandonato in un bar come si faceva una volta, e capita che i suoi occhi possano finire su un articolo particolare. Questo articolo porta alla memoria, a questo psichiatra, la chiave di volta di tutto il mistero, è quello di vivere assieme, di cui parlava lo scrittore. Quindi basta questa presentazione per dire, ah, questo libro mi sta inculcando il desiderio di comprarlo e di leggerlo. Ma siccome io sono un avvocato penalista e quindi vado a fondo, perché ovviamente il rapporto con il collega che deve difendere questo poveraccio è uno di quelli più difficili
perché ovviamente gratuito patrocinio, quindi si va a ruota libera, io vengo chiamato dalla procura per difendere questo signore che nemmeno conosco e comincio a fargli delle domande, dico aiutami, io ti devo difendere, ma dammi un punto, un appoggio. E ovviamente noi parliamo di un, prima sentivo dire assistito ad un omicidio, e vedrete che non è proprio l'affermazione esatta. Christian Berger assiste alla sua lunga notte, e la cosa bella è che poi finisce in un modo che noi non ce l'aspettavamo leggendolo, e ovviamente ci scompiglia, a tal punto da farci amare ancora di più questo romanzo. Ma la domanda che io non ho fatto ad Aversa, all'amico Giuseppe, e gli faccio adesso, è che il fatto di andare col binocolo sulla soffitta, oppure di sera, oppure rimanere in macchina a scoprire le persone che alle 2 di notte fanno dei lavori, e a volte uno li fotografa pure, è una cosa che appartiene a molte persone, non solo a Christian Berger. Faccio un esempio: a molti di noi, mi ci metto pure io, capita che la notte, quando c'è un po' di insonnia, no? Ci affacciamo su Facebook, su Instagram e cominciamo a capire Rosmunda che cosa ha fatto oggi, cosa ha postato, Angela che cosa ha postato, Stefano che libro hanno presentato, l'avvocato Carlo. Allora entriamo nelle case artificiali, virtuali. Ecco, quando hai scritto questo romanzo, hai pensato al rischio che si potesse parlare anche di persone che non vanno sui tetti ma vanno sui social a sbirciare nella vita degli altri e a crearsi una personalità, una persona? Perché poi alla fine la domanda, che cos'è la persona? Siamo sicuri che noi non siamo pure noi dei potenziali assassini, non siamo dei potenziali ficcanasi e non siamo dei potenziali disturbatori della quiete altrui? Sì, grazie, grazie Raffaele, grazie, grazie, complimenti, grazie, bella, bellissima riflessione di Raffaele. Sì, era quello che dicevo all'inizio, il rapporto tra Christian e la gente è proprio completamente diverso da quello della nostra società. Lui cerca di entrare nelle case perché vuole vedere la verità, non quella mediata attraverso i social. E quello che dici tu è molto importante, mi ricordo sempre le parole di Giorgio Gaber che diceva: noi abbiamo un mostro che ci portiamo dentro e ci sta là. È un mostro che improvvisamente è capace di tutto, è capace di un padre di famiglia apparentemente per bene, una persona tranquilla, è capace di ammazzare i propri figli, una mamma di sotterrarli, una... Ecco, questo mostro è pericoloso, noi ce l'abbiamo, noi certe volte tentiamo di sottacerlo, di non ascoltarlo, perché ci verrebbe la voglia di ascoltare e di fare delle cose anche ferali, veramente fuori dalla nostra portata, come dicevi tu. Quindi questo mostro c'è, è uno dei rapporti soprattutto principali di Christian, è proprio con se stesso, con questa parte, diciamo, questa parte nera che abbiamo dentro di noi, che tutti ci portiamo con noi e che ci fa paura, dobbiamo ammetterlo, perché è davvero la parte più difficile. E lui in questo, ecco che anche la sua notte è anche una notte interiore, una notte distopica. Ho avuto una mamma che diceva di accidere mazzata. Boh, il problema era questo, se avessi creduto sul serio a quelle affermazioni, se non sarei stato qua, avrebbe fatto accidere mazzata. Allora, il problema a volte, un caso di cronaca attualissimo dove effettivamente l'omicidio c'è stato, bruttissimo, che questo figlio di famiglia ammazza papà, mamma e fratellino, lascia sgomenti, perché ognuno di noi ha dei figli e dice: che cosa è potuto accadere nella mente di questo ragazzo? Che film ha visto? Che lunga notte ha attraversato? Ovviamente questo, proprio per fatto di cronaca, è importante leggere questo, perché fa riflettere. E in un certo senso io, dopo averlo letto, ho ordinato un po' di più le mie idee, perché io ho sempre parlato di lunga notte, no? Per lunga notte intendevo un modo per dire: mi voglio staccare un po', voglio prendermi un periodo di isolamento, sai, tutto quello che faccio nell'ordinario a un certo punto non lo voglio fare più per 2 o 3 mesi, stacco Facebook, stacco Instagram, esco fuori, cambio tutto, voglio avere la possibilità di non essere quello che appaio agli altri, voglio essere diverso. Ecco,
Christian Berger è riuscito a diventare un'altra persona per gli altri, non per se stesso, che penso che cambiare per se stessi è un pochino difficile, uno può cambiare traiettoria, ma è sempre se stesso. Ma per gli altri è potuto accadere un fatto del genere? Beh, Christian è il momento in cui cambia lui, cambia il mondo attorno a lui, cioè non ci sono più i parametri che aveva prima, e come dicevo prima, lui non ha più il riferimento con gli altri, il riferimento è se stesso, quello che lui aveva perso di vista, lui aveva perso completamente il rapporto con la sua vita, con la sua esistenza, anzi pensava che l'esistenza svuotata com'era non avesse significato, invece dà significato. Sull'episodio che dicevi prima, è un episodio che sicuramente anche Anna sarà d'accordo, quando sentiamo questi fatti di cronaca veramente assurdi, certe volte di orrore, no? Ci sono mille spiegazioni, no, che sentiamo da parte anche di illustri psicologi o psichiatri che cercano di dare una spiegazione, di capire perché una mente umana, un figlio, una mamma, un padre, arrivano a delle cose, no? La mamma che sotterra i figli, questo l'altro, il ragazzo che ammazza il fratellino a coltellate, una cosa ferale, questo sangue che zampilla e lui che continua a inferire sui corpi, eccetera, no? Com'è possibile? Ecco, tutte queste spiegazioni, a mio modesto modo di vedere le cose, certe volte vogliamo farle scendere da chissà quale particolare fatto psicologico. La verità è che noi non abbiamo nulla, noi siamo Christian Berger, cioè noi in questa società non ci sono più valori, non ci sono più famiglie, non ci sono più obiettivi, non ci sono più speranze, come dicevo prima. Non è un problema che riguarda quel ragazzo, quella famiglia, è un problema che riguarda tutti noi. Il problema è che noi ci voltiamo dall'altra parte quando non interessa la mia famiglia, perché ci fa comodo così. E questo è il grande problema. L'annichilimento di questo secolo, di questa società, è proprio questo. Il fatto che ognuno di noi non soffre più per gli altri, non c'è più solidarietà per gli altri, non c'è un bene comune per gli altri. Questa cosa si sta tramandando per tanto tempo e sta veramente logorando i rapporti. Non c'è una spiegazione psicologica particolare. Questi ragazzi sono freddi quando commettono queste cose, sono lucidi, sono dei criminali, come dei criminali incalliti. È pazzesco questo loro atteggiamento, ma perché non c'è più nulla, le famiglie non hanno più, c'è un'esteriorità, una fasulla esteriorità di fondo, ma non abbiamo più nulla. Ecco che un libro come questo, ecco perché mi veniva l'esigenza di scriverlo, perché certe volte delle riflessioni comuni che fa il lettore, perché Christian Berger chiede al lettore: tu da che parte stai? Tu sei Christian Berger anche tu? O lo sono solo io? Io mi domando queste cose, o tu stai, come diceva Raffaele, pensando ai social o facendo altre cose? Che, dove sei tu? Lui vuole una risposta dal lettore. Questo funziona così il libro, quando alla fine, ecco come nel caso tuo, mi fa molto piacere che tu l'abbia detto, c'è anche un cambiamento, una riflessione, sembra anche critica nei confronti del personaggio, ma c'è, per smuovere un po' queste coscienze, perché siamo davvero annichiliti, addormentati, anestetizzati. Io cambio sempre percorso, ho imparato una grande lezione. Questo romanzo, perché ho imparato a non essere troppo abitudinario, perché non si può mai sapere. Ma la nota di merito che ti voglio fare, perché hai brillantemente illustrato la fase delle indagini preliminari che ha portato poi alla risoluzione del caso, perché il caso è stato risolto durante la fase delle indagini preliminari e durante la custodia in carcere dei Christian Berger, quindi proprio nelle fasi preliminari, come andrebbe sempre fatto, non aspettare i processi per poi stabilire se uno ha fatto o non ha fatto. Ma è quindi un passaggio molto importante, in quanto si è creduto alle emergenze proprio fattuali del caso, e quindi dal dottore Ferrari, psichiatra, al commissario, all'ispettore, che hanno immediatamente capito che ci stava un ballone di coincidenze in quello che stava uscendo fuori. Ma la domanda, comunque, fatto questa nota di merito, la domanda, forse l'ho fatta pure adesso, te la rifaccio adesso. Credi nell'ipnosi? Sì, ci credo. Ti lascio. Sì, ci credo, perché purtroppo per scrivere questi libri, io poi lo sanno tutti, io sono un po' patofobico, un po' ipocondriaco, un po' tutto, cioè quindi no. Ma non è un problema. Beh, certe volte è bene anche, no, di dire le cose che uno sa, no, che c'è molte persone
cercherò di, anche in questo, ecco, la malattia è anche un'onta, no? Dice, no, io sto bene. Dire che uno sta in qualche modo malato sembra quasi un aspetto di fragilità. Invece io dico tranquillamente, io per i miei libri ho dovuto farlo, quando ho scritto l'avvoltoio, no? Carlo, Gigi e Adele, no? Si ricordano, abbiamo presentato l'avvoltoio, hanno scritto Inchiostro Rosso, parlavo di inflazione diagnostica, ho parlato di corpi senza storia di inflazione, di disagio psichiatrico, con l'avvoltoio di immigrazione e traffico d'organi. Ecco, ho già sperimentato molte volte la medicina, gli aspetti sanitari, l'ho dovuto fare approfondendo questi temi, che devo dire mi stanno molto a cuore, perché secondo me è molto bello entrare non solo nella mente delle persone, ma certe volte anche quella che la parte sanitaria, che è molto a scrivere questi libri. Quindi l'ipnosi sicuramente ho studiato molto, ho visto che effettivamente ci sono e viene utilizzato in qualche modo anche appunto per prove scientifiche. Grazie a voi. Quindi che abbiamo dedicato alla lettura, alla comprensione. Microfono, per favore. Ok, sono scaturite un paio di domande. La prima è: quale messaggio spera che i lettori possano trarre dalla storia di Christian e cosa spera che i lettori possano portare con sé al termine della lettura? Possono portare un seme davvero di speranza, perché la lunga notte non può essere interminabile e ci deve accompagnare verso davvero una resurrezione. Lo dicevo anche nel libro a me caro, anche a Gigi e agli amici, che era appunto la città puntellata, no? Quando San Gennaro, quel settembre 1900, lo dico che era San Gennaro, quindi lo dico perché siamo ancora con questo miracolo avvenuto da poco. Ecco, San Gennaro quel settembre non fa il miracolo, quel sangue rimane solido, rimane pietra, e quella pietra io la identifico in copertina, perché poi cade sulle coscienze, non solo sulle case, sulle persone che muoiono. Ecco, e poi dico: Napoli è un corpo che ha bisogno di risorgere, lei mostra. E in quella foto c'è un paese, c'è un campanile, c'è qualcosa che non c'è più. Poi c'è un uomo, c'è un ragazzo, c'è lei in quella foto, ma quell'uomo, quel ragazzo non ci sono più, è rimasta lei. Ma lei senza quella foto non è più niente. Senza quella foto lei non ha il passaporto per vivere, lei senza quella foto non ha un'identità. E quella foto è la sua vita. Lei vive ancora quegli anni che le restano da vivere, perché ha quella foto. Ecco, quella per me è la memoria. Grazie mille. Grazie a tutti voi. No, solo velocemente. La cosa bella è la speranza. Due parole di speranza, anche la speranza. E io ringrazio soprattutto Emanuela Raiola, amica, la prof, il liceo Salvemini, perché io, Adele e Carlo abbiamo conosciuto, almeno io lo ricordo bene, di averti conosciuto qui in Libreria Tasso, e speriamo di portarti tanta fortuna, quella speranza e poi la voglia di confrontarsi con i ragazzi, con i giovani. E questo è un punto non di arrivo, di partenza, perché leggere è importante, conoscere la memoria. Io mi ricordo bene la vecchietta, cioè anche l'immagine davanti a me. Ho pensato anche alla Matrice, perché la Matrice, quando arrivi, c'è tutta la famosa chiesetta sgarrupata, e tu pensi alla gente, a quelle persone che sono rimaste lì dopo la scossa di terremoto. Grazie Gigi, grazie ancora alla professoressa, a Emanuela e a tutti i ragazzi. Davvero avete impreziosito questa serata, dobbiamo dirlo. Grazie a voi. Senza i giovani siamo niente. Volevo invitare a raggiungerci il dottor Carlo Alfaro, a cui non chiederemo grande perché l'evoluzione di Christian Berger lo ha portato a queste cose, ma ci darà un contributo artistico, ci deve dire se ci dobbiamo allontanare, che dobbiamo no. In effetti, come Adele ha anticipato, credo che non ci sia da dire altro, perché le domande e le risposte che sono state date ci hanno spiegato molto di questo testo. E le emozioni che sono sprigionate sono forti, perché è un testo che è un pretesto, forse, quello del giallo, del noir, di scoprire chi è il colpevole, che cos'è questo omicidio. Soprattutto è un testo che ci parla di dubbi esistenziali, ci parla della nostra vita e dei problemi che abbiamo oggi nella società, della malattia mentale, che non è soltanto quella del pazzo, della persona curata dallo psichiatra, ma la malattia mentale che ormai è molto diffusa nel nostro stato d'animo, che è uno stato d'animo corrotto dalla sofferenza di una società sempre più difficile, con sfide sempre più complesse. Si parla di solitudine, una solitudine che ti isola dagli altri, non perché soltanto sei solo, perché non hai nessuno vicino, ma soprattutto perché non comunichi con le persone che ti sono vicine, della incapacità di farsi comprendere dagli altri, di farsi credere. E però parla anche tanto di speranza, ecco, si è detto
questo c'è un seme alla fine, perché c'è una, il libro ci dice che c'è una possibilità. Adesso non parleremo di tutto questo perché già se ne è parlato, ma per un attimo voglio diventare Christian Berger e dire che cosa, che cosa mi direbbe Christian, che cosa mi direbbe Christian Berger. Mi direbbe così: io mi sento un uomo come tanti, non ho niente di particolare, come tutti ho le mie manie, sono un nottambulo innamorato della notte, il giorno tutte falsità, è la notte che mi intriga con le sue molte illusioni. La notte, quando scendono le tenebre, quando i contorni della realtà si fanno più tenui e proprio per questo più veri. Come un falco, entro nelle vostre case con lo sguardo del mio binocolo, attraverso finestre e balconi, vado avanti, oltre i vostri arredi, oltre le persiane semichiuse e le tende, entro nella vostra intimità, in quella che voi cercate di nascondere. Di giorno siete tutti bravi, vi mascherate, siete perfetti, ma la notte, quando non sapete, l'arlo arriva fino a voi, all'interno delle vostre case. Io cerco di capire chi siete veramente, quella finta alone, quel finto alone di perbenismo scompare e posso comprendere la reale verità che tutti quanti cerchiamo sempre di sottacere, di nascondere. Sì, è quello il momento in cui sono curioso di sapere chi siete veramente, perché voglio trovare un tassello di me dentro di voi. Voglio trovare qualcosa che mi permetta di ricomporre il puzzle scomposto della mia esistenza. Nessuno potrà credere alla verità delle mie sortite notturne sui tetti e sui palazzi di questa maledetta città. Per la gente ipocrita, un uomo nella notte che guarda col binocolo è soltanto un pazzo assedato di morte che cerca la sua preda. Non sanno che io mi sto facendo soltanto una domanda e sto cercando soltanto una risposta. Cosa siamo? Siamo anime nobili, eredi di una luce eterna, o poveri animali destinati al buio delle tenebre e alla polvere? Una grande emozione. 5996. Va bene, perfetto, grazie. Me lo mandi così io la monta, anziché farlo tra gli amici del pubblico che sono venuti da Napoli, sono un po' cosmopolitici. C'è qualcuno che vuole porre qualche domanda a qualcuno degli esperti oppure a Giuseppe Petrarca? Sì, la signora si chiama Angela. Sono terribilmente affascinata da tutto quanto ho ascoltato e quindi viene spontaneo di chiedere: ma da dove ha tratto tutta questa ispirazione incredibile? Questa è la domanda del secolo, perché dove, quando si scrive, si vanno in territori che non appartengono alla persona. Questo è il mio modo di fare, cioè a volte non faccio nemmeno uno storyboard. Si diventa qualcun altro e si arriva a scrivere delle cose che non pensavi di scrivere. È davvero così. È un po' come diceva Isabella Jossenhauer, l'autore è un rabdomante che trova parole e le mette insieme. Scrivere questo romanzo non lo scriverei di nuovo così, non vedrebbe come l'ho scritto, sarebbe migliore o peggiore. È un'esperienza di vita. La scrittura entra nella vita di una persona, te la trasforma e tu non sei più quello della prima pagina, sei un'altra persona. Quindi queste davvero
anche la stessa città puntellate, cinque personaggi, il commissario Lombardo che viaggia dalla Sicilia a Milano, tra l'immigrazione e il traffico d'organi, il racconto di Nicolai, che fu un racconto particolarissimo che feci, e davvero fu un racconto straordinario. Sono un bambino in una casa per ragazzini in orfanotrofio romeno. Sono momenti nei quali sei solo con te stesso e davvero non ragioni più, davvero comincia a essere qualcosa di straordinario. È un viaggio che ti attraversa la vita, te la scompiglia, te la modifica, non sempre è positivo, certe volte anche è dolore, anche lavoro, però è straordinario perché tu riesci a comunicare e a fare quel salto che è rispetto alla lettura. La lettura e la scrittura, apparentemente, dico sempre perché ci credo proprio profondamente, dovrebbero essere due atti di intima solitudine. Sono solo quando scrivo, sono solo quando leggo. È la scrittura che certe volte, quando non la fai per autocompiacerti, quando non la fai perché devi mettere in mostra te stesso, ma vuoi parlare, ecco, come Cristian che parla al lettore, allora è rivoluzione. La scrittura è la rivoluzione vera, perché è dirompente, perché arriva agli altri, io parlo agli altri, e questo è il salto fortissimo della scrittura rispetto alla lettura. Quindi davvero ti dico solo una cosa velocissima: una volta mi dissero di fare un racconto sulla pace in un'antologia. Scrivere sulla pace, vi lascio immaginare, è un tema talmente trito e ritrito che tu che cosa scrivi sulla pace? Cioè davvero no, perché se ne è detto di tutto, cioè soprattutto perché devi fare poi un racconto e lo devi fare anche velocemente. Ecco, quella notte io ho pensato, perché avevo un'amicizia così, un'amicizia strana, adolescenziale, con una persona che era in Svezia, di essere un reporter svedese che mi trovavo nei luoghi di guerra, e quindi la pace la vedevano con gli occhi di un reporter, altro che pace, vedevo la guerra. Ecco, quella notte io mi trasformai in quel reporter e vedevo davvero la guerra, vedevo le persone che morivano, raccontavo non la pace, ecco, ma questo tipo di guerra che è la verità, no, assoluta di questo uomo. Quindi, per dire, ecco, come poi ci trasformiamo per cercare di scrivere delle cose. Grande immaginazione, però supportata anche da basi tecniche, lo dicevamo pure con Ferrà, perché devi leggere molto, devi necessariamente fare grandi approfondimenti. Bravo. Che abbiamo letto tutta la procedura penale, abbiamo studiato tutti i farmaci. Ci posso fare la domanda? Il bugiardino. Domanda molto semplice, visto che c'è un pubblico molto eterogeneo, ma molte reggono più donne che uomini. Questo sì. Però da Fernando Via c'è una statistica che più di 3 milioni di italiani non dormono la notte, quindi chissà cosa fanno oltre Facebook, poi non ho voluto interrompere. Ma tra il primo libro, uno dei primi libri che io ho letto di te, Ciclo Stilato, per chi non mi conosce, se ti ricordi, io ho letto le fotocopie di un libro, lasciamo stare il titolo, qui da ma oggi Giuseppe Petrarca, no, abbiamo partecipato a Napoli Città al Libro, descrivi molto bene i tuoi personaggi nei vari libri, ma il rapporto di Berger con le donne, perché lui lì c'è il conflitto, quello è un conflitto, gli uomini ci sono in continuo conflitto con le donne, lì ci sono due figure femminili, visto che ci sono tante donne, parliamo un attimo di questo aspetto. Sì. E poi nella parte finale, no, non dico nulla di come finisce il libro, si parla di a un certo punto di 7 minuti, ma il tempo di Berger qual è? Si restringe o si allarga? C'è un orologio di Berger o c'è un orologio universale? Ma dove le pensa queste domande? Cioè, vabbè, non è facile. Chi è Mazzullo? Io vorrei farla veloce anche perché poi siamo già da molto tempo, dobbiamo lasciare. Sì, Berger non ha proprio questo rapporto conflittuale. Un'altra donna forse lo ha, se ne accorge che esiste questa donna, sono quei rapporti e poi, ecco, di come dicevamo prima, d'amore. Poi c'è una donna particolare che è l'oggetto anche di tutto il romanzo, non diciamo altro, che in qualche modo entra nella vita, e poi forse ce n'è un'altra finale, ecco. Sicuramente l'universo femminile è molto presente a livello in questo romanzo di Christian Berger, ci sono i conflitti, ma c'è anche un grande senso di amore, e forse è proprio questa donna, alla fine, questo incontro
casuale che porta poi Christian a risorgere, davvero come dicevo prima con l'amore, quindi la forza dell'amore. Però io prima di faccio una domanda, tu, io a loro, no, perché a questo punto mi trovo conosco e dico a tutti, ringraziando i miei relatori perché gli altri sono andati via, anche perché dovete sapere che al di là di tutto, al di là faccio voi tutti gli amici stasera, vorrei ringraziarvi uno a uno ma faremo tardi, questi amici, Carlo, Adele, Gigi e anche Ann, davvero, ma soprattutto loro tre, ci conosciamo ormai da tanti anni, per me questa sera avere anche ricomposto, come dire, il trio stasera alla libreria d'Asso insieme a noi, Angela e a Stefano, che sono i padroni di casa, per me è un grande motivo di affetto, come dicevo prima, perché anche loro non è che si incontrano spesso e stanno insieme, quindi questo Christian Berger ci ha dato anche l'opportunità, no, per ricomporre questo magnifico trio che Sorrento, secondo me, si deve tenere stretta, perché questi tre grandi personaggi, giornalisti, attori, eccetera, sono veramente, danno verba a questa città, perché altrimenti, no, queste nostre città, come succede anche a Benevento, molte volte muoiono, non hanno la cultura e il senso sempre di una cosa che non appartiene, che è sempre un po' tediosa, eccetera. Invece queste persone ci sono e io me le terrei care. Allora io faccio una domanda a voi, solo una parola su questo libro Christian Berger, proprio un... Che cosa davvero vi lascia stasera prima che ce ne andiamo a casa? Emozione. Pathos. È intrigo. È intrigo interiore. Certezza. Certezza. Il sangue di Napoli che bolle da secoli, il sangue di Napoli, e che i sorrentini non se ne sono mai accorti. Ah, vabbè, l'abbiamo detto stasera. Grazie, penso che la nostra... Credo che siamo in chiusura. Prima della chiusura c'è una poesia attribuita a Pablo Neruda, che non è di Pablo Neruda, che in qualche maniera ripercorre dei sentimenti importanti. Grazie. Quando abbiamo pensato di fare i due centravanti e mezzala, no? Due centravanti. Giuseppe e Carlo hanno pensato di fare questa serata, abbiamo pensato a varie idee, tra l'altro anche un momento musicale con delle canzoni dedicate al libro, però io, facendo delle mie ricerche anche per altre cose, ho scoperto una poesia di Alfredo Cuervo Barrero, l'autore vero, una poesia scritta nel 1980 ed è stata attribuita a Pablo Neruda, e la vorrei leggere perché ci sono tanti temi anche sulla condizione umana, no? Perché sta molto a cuore la condizione umana, anche quella della città puntellata. E umilmente, dopo questa bella pièce teatrale di Carlo, vado un po' in tilt, mi emoziono, però mi assento un attimo, cerco di essere un po'... Mi siedo. Torno un po' a quando recitavo con Ciro Ferrini, mi tolgo gli occhiali perché da vicino con... Il titolo è proibito. È proibito piangere senza imparare, svegliarti la mattina senza sapere cosa fare, avere paura dei tuoi ricordi. È proibito non sorridere ai problemi della vita, non lottare per quello in cui credi ed esistere per paura. Non cercare di trasformare i tuoi sogni in realtà. È proibito non dimostrare il tuo amore, fare pagare gli altri i malumori. È proibito abbandonare i tuoi amici, non cercare di comprendere coloro che ti stanno accanto e che li chiami soltanto quando ne hai bisogno. È proibito non provare ad essere te stesso davanti alla gente, fingere davanti alle persone che non ti interessano. Essere gentile solo con chi si ricorda di te e dimenticare tutti quelli che ti amano. È proibito non fare le cose per te stesso, avere paura della vita, creare una tua esistenza, avere paura della vita, dei suoi compromessi, non vivere ogni giorno come se fosse il suo ultimo respiro. È proibito sentire la mancanza di qualcuno senza gioire, senza sentire, guardare i suoi occhi, le sue risate, perché le vostre strade hanno smesso di abbracciarsi. Dimenticare il passato e farlo scontare al presente.
e proibitono cercare di comprendere le persone, pensare che le loro vite valgono meno della tua. Non credere che ciascuno tiene il proprio cammino nelle proprie mani. È proibito non creare la tua storia, non avere neanche un momento per la gente che ha bisogno. Non comprendere che ciò che la vita ti dona, allo stesso modo la vita te la può togliere. È proibito non cercare la tua felicità, non vivere la tua vita pensando da positivo. Non pensare che possiamo solo migliorare. Mai sentire che senza di te questo mondo non sarebbe lo stesso. Non sentire che senza di te il mondo non sarebbe lo stesso. Non sentire che senza di te questo mondo non sarebbe lo stesso. Me la sono scritta, qui c'è un ragazzo che dice, qua si perde proprio l'abitudine a scrivere. Grazie per questo contributo, per aver ripescato questa poesia importante. Voglio ringraziare Michele De Angelis della MDA Communication, Annalisa che anche dai suoi contributi fotografici sui social e che è sempre presente agli eventi della penisola, insomma è diventato un punto di riferimento. E grazie a voi tutti, pubblico, che siete stati protagonisti, perché senza di voi non avremmo realizzato niente. Ancora Stefano, ad Angela, a tutti gli amici che sono venuti qui anche da Napoli, a Laura, a Giulia, mio marito, a Tidio. I nomi non li conosco tutto. Grazie a tutti, grazie Stefano, e arrivederci alle prossime presentazioni. Grazie.